Il lavoro dei giovani stabilmente instabile, un gioco di parole per fotografare anche una realtà triste, ma qual è l'obiettivo di questo opuscolo? L'opuscolo della Commissione Lavoro della Camera ha lo scopo di evidenziare che le nostre 19 proposte di legge in questa legislatura non sono, diciamo così, un accostamento casuale, ma rappresentano un pensiero che guarda ai giovani, in primo luogo, in secondo luogo, guarda al lavoro stabile. Le proposte vanno in quella direzione, di rendere conveniente il lavoro stabile, facendolo costare di meno. In secondo luogo c'è un filone previdenziale nel quale noi vogliamo che i giovani, nel momento in cui incontrano il lavoro frammentato, a termine, a progetto, a chiamata, con i voucher, associato in partecipazione, finta partita IVA, questo giovane possa ricomporre tutti i contributi versati. Abbiamo anche richiesto con una legge di riconoscere un piccolo contributo previdenziale anche quando si fanno gli stage o i tirocini, per i quali prevediamo anche un piccolo compenso. Non è una retribuzione, non è un lavoro dipendente lo stage, ma almeno un compenso di 400 euro alla francese noi lo vogliamo riconoscere.